Eminenza, sì. La misericordia è coniugabile con la giustizia, anzi gli dà un valore in più perché mette in gioco la libertà dell'individuo. Sì, diciamo che la giustizia dal suo interno, quando è ben applicata, fa vedere anche il suo limite, che è legato ad un dato elementare dell'esperienza umana, e cioè che la legge, la norma è universale, ma l'atto che la nomina giudica è sempre singolare. Quindi c'è sempre il grande lavoro di vedere come questa norma si applica in un modo giusto, quindi rispettoso della persona anche che ha commesso reato, nel caso singolo, insomma, questo è l'elemento. Allora, la misericordia è qualche cosa di diverso dalla giustizia, però la può integrare, perché questo problema costitutivo della giustizia domanda un di più. Allora, la caratteristica del di più della misericordia è che è un rischio che la libertà si assume di andare incontro, nel rispetto della giustizia, al bisogno profondo del colpevole, della vittima e della società. Lei ha parlato di volontariato, quindi di persone consapevoli che mettono spazio e tempo gratuitamente. Quanto è importante questo? Questo è assolutamente decisivo nella società di oggi, e questa è una grande ricchezza della realtà italiana, che certamente è la società civile europea più ricca di iniziative dal basso. E il compito del volontariato è proprio quello di favorire di fatto la dimensione sociale che la giustizia non può non avere. La giustizia non può essere un rapporto tra il giudice e tutto l'apparato e il singolo, ma deve per forza di cose, soprattutto se vuole essere autenticamente riparativa e rimettere in condizione chi ha sbagliato di ritrovare fino in fondo la possibilità della libertà, ha bisogno sempre delle mediazioni sociali. E questo vediamo cosa sta nascendo nel carcere, come volontariato intorno al carcere. Stanno nascendo delle iniziative molto belle. In pochi anni due dei grandi carceri milanesi stanno cambiando radicalmente. Io l'ho visto di persona che l'altro ieri ad Opera, insomma. E spero che questa strada possa essere sviluppata ulteriormente. Eminenza, l'ultima cosa, dicono gli avvocati che gli imputati che vengono portati in aula, che stanno nelle gabbie, non è una cosa molto umana. Bella da vedersi. Sì, anche a me non pare molto umana. Evidentemente anche lì bisogna che ci sia un concorso di libertà che valuta la possibilità di dare al colpevole la forza per riscattarsi, e bisogna che sia sempre rispettata la dignità della persona. Io ho sollevato l'altro ieri ad Opera la questione dell'ergastolo ostativo, però capisco che ci sono dei problemi molto, molto seri, che non sono decisioni che si possono prendere così. Quindi credo che il lavoro che questo mondo, che è un mondo di primaria importanza, deve compiere in continuazione è proprio il lavoro che, partendo dal senso del vivere comune in una società plurale in cui ci sono punti di vista diversi e forze diverse che entrano in dialettica, ecco, questo mondo deve trovare le strade per un degno recupero di chi ha sbagliato, come deve trovare le strade per non scartare nessuno, come dice il Papa. Eminenza, scusi, lei ha fatto un cenno anche a questa sorta di prigionia che c'è nel dibattito, che può essere più elevato rispetto a quello che poi diventa il dibattito pubblico, sì. La compressione mediatica, semplificazione, ecco, mediatica. Lei stesso si trova su più fronti, se vogliamo, sì, in questo momento essere in condizione di risultare quasi rispetto a quella compressione. Sì, sì, semplificazione, sì, quasi sovversiva, perché si occupa di carcerati, di tutto, di colpevoli, sì, certo, di immigrati, di musulmani, eccetera. Come si affronta? È difficile. Tutta questa... No, si affronta, io devo ricondurre tutte le mattine
la mia azione al motivo, no? Cioè io non sono io, io sono uno che porta il messaggio di Gesù con tutti i difetti, i peccati, i limiti che ho, e ciò che mi dà la forza e mi consola è che io non porto me stesso. Se dovessi portare me stesso sarei un folle, perché rischierei appunto questa impossibile polivalenza. Perciò c'è come un filo rosso che unisce tutte queste cose e che mi permette di arricchirmi dicendo una parola su tutto. Io sono preoccupato che il nostro tempo e soprattutto la nostra Europa in questo tempo ritrovi l'importanza del senso del vivere, inteso come significato, cioè come movente, come motivo della dico sempre ai giovani che vedrò anche stasera a Migliaia in Duomo, dico sempre: che cosa mi dà l'energia di ripartire ogni mattina se non l'abbraccio di Dio, se non il fatto che Dio è al mio fianco anche quando sbaglio, anche quando non mi molla mai? Questa è la misericordia, e mi dà quindi una direzione di cammino. Cioè, quindi il mio vero lavoro è questo, cioè, il resto è la materia del lavoro. Perdoni, sui temi, su sì. Questi temi che lei si spende, la sua percezione è che siano temi minoritari nella società oppure in realtà si sentono molto nelle casse? Non sono minoritari nel popolo, per nulla affatto. Oh, di nuovo, grazie mille Presidente. Non nel popolo, questo lo vedo perché 3, 4, 5 volte alla settimana sono in parrocchia, ho incontri, associazioni, la gente ha, quelli che frequentano, che non sono di meno, tanti di meno rispetto a qualche anno fa. Abbiamo un po' perso la generazione di mezzo, cioè la vostra generazione, ma siccome la vita è più lunga, il numero globale non è tanto sceso. Ecco, lì c'è come un senso religioso spontaneo che mi colpisce sempre. La gente ti ferma, ti parla: guarda Eminenza, 50 anni di matrimonio, mi è morto il figliolo, oppure non so, mia moglie è andata via, cioè, ma con dentro una domanda del perché, no? Che fa maturare, fa crescere. Dopo si va più in difficoltà quando si lascia la Chiesa, e allora si tende a vivere, a giudicare la realtà secondo il pensiero dominante, secondo la mentalità dominante. Ecco perché quest'anno stiamo lavorando molto sulla frase di San Paolo: noi abbiamo la mentalità e i sentimenti di Cristo. Come portare questo dentro la visita pastorale, come portare questo dentro il quotidiano, cioè nella famiglia, nel lavoro, nel riposo, nel dolore, nella morte, negli grandi interrogativi della vita. Ecco, questo certamente, direi così, la cultura, l'opinione mediatica non è l'opinione pubblica. Ecco, questo tenetelo bene a mente.